Buongiorno a tutti, sono Mattia Galante, sono a Venezia per il festival e volevo parlarvi oggi di The Banishees of Inisherin, l'ultimo film di Martin McDonagh con Brendan Gleeson e Colin Farrell. Il titolo italiano in realtà è Gli spiriti dell'isola, ma qui tutti usano il titolo internazionale, quindi andrò anche io così, anche perché è più evocativo del titolo italiano effettivamente. Il film uscirà in Italia a febbraio, quindi abbiamo ancora parecchi mesi prima di poterlo vedere o rivedere nelle sale. È un dramma molto particolare, molto interessante. Racconta la storia di due amici, Colm e Pádraig, che vivono su quest'isola irlandese poco lontano dalle coste dell'isola principale, un'isola comunque molto piccola, molto agricola, dove non c'è molto da fare, ci sono le pecore, ci sono gli animali, non è un gran posto per vivere. Ad un certo punto Colm decide di non parlare più con il suo amico, è in crisi di mezza età, diciamo così, e decide quindi di volersi dedicare alla composizione musicale. Vuole scrivere il grande brano che per cui verrà ricordato. L'amico Pádraig, interpretato da Colin Farrell, non ci sta e continua a parlargli, non capisce il motivo per cui il suo amico non voglia più parlargli. Lui è un po' sempliciotto, personaggio molto particolare, divertente, ma è un po' sempliciotto. A quel punto Colm decide di fare un gesto un po' estremo. Promette all'amico che ogni volta che lui gli parlerà, lui si taglierà un dito. Un gesto davvero molto particolare. Ecco, allora, è un film stranamente più divertente visto finora al festival. Le battute si sprecano, ma sono battute naturalmente consoni al tono del film. È un film a tratti davvero molto surreale, ma molto interessante. Io vi consiglio di vederlo in lingua originale, anche perché l'accento fortemente irlandese di entrambi gli attori, che tra l'altro si riuniscono anche al regista dopo In Bruges di qualche anno fa, ve lo ricorderete, quindi anche una bella reunion da vedere al cinema. E l'accento è un qualcosa secondo me di fondamentale che ti catapulta anche in questo mondo, in questa Irlanda profonda che noi non conosciamo, diciamo, di default, non è parte del nostro bagaglio culturale. Quindi se potete, quando uscirà nelle sale, vi consiglio di vederlo in lingua originale. È un dramma sull'amicizia, su questi due amici, forse anche sulla crescita, perlomeno naturalmente dico sempre quello che vedo io nei film, poi quando lo vedrete sentitevi liberi anche di commentare positivamente o negativamente sotto il video, anzi vi invito a seguire il canale di Cinefusi e a farci sapere quello che pensate dei film che recensiamo. Ecco, è un film che va visto, io consiglio a tutti di vederlo, sebbene ci siano alcune scene un po' truculente, tutto sommato anche per via di questo tono abbastanza leggero, un film che scorre molto bene, un film che diverte, è un film che comunque, pur avendo una profondità culturale anche su questi miti, su queste leggende irlandesi che a un certo punto emergono dal substrato del film, è comunque un film che si vede facilmente, che si può sopportare anche per chi magari non è molto avvezzo ai drammi e preferisce altri generi di film. E penso che ne sentiremo parlare nei prossimi mesi. E vi invito di nuovo a seguire la pagina e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutti.